Altra gustosissima ricetta per le vacanze natalizie, parliamo della pizza di scarola. Partiamo dall'impasto, mettiamo metà della farina, dopodiché ci sbricioliamo dentro il quantitativo di lievito, può essere sia fresco che secco. Io qua ho usato circa un 5-6 grammi di lievito fresco di birra che andiamo a sbriciolare appunto nella farina e amalgamiamo insieme per 30 secondi circa, azionando la planetaria. Aggiungiamo metà dell'acqua e poi piano piano tutto il restante dell'acqua che uniremo alla fine insieme al sale, un cucchiaino di sale. Aggiungiamo anche un pochettino di olio extravergine di oliva e quando l'impasto non si attaccherà più al nostro cestello della planetaria, prendiamo una ciotola, la ungiamo con un filo di olio, mettiamo il nostro impasto e copriamo con una pellicola. Facciamo lievitare circa 3 ore. Una volta lievitata e raddoppiato il suo volume, andiamo a formare due panetti, uno più piccolo e uno più grande, che saranno la parte inferiore e superiore della nostra pizza di scarola. Le facciamo lievitare e raddoppiare ancora il volume. Iniziamo ad andare a preparare la scarola. La prendiamo, la tagliamo con un coltello, logicamente dopo averla pulita molto bene sotto l'acqua, perché la scarola è una di quelle verdure che trattiene la terra in maniera particolare. Padella sul fuoco, olio extravergine di oliva, uno spicchione abbastanza grande di aglio, mettiamo dei filetti di acciuga a soffriggere insieme all'olio e all'aglio, dopodiché andiamo a versare la scarola all'interno della padella e iniziamo il processo che la porterà a stufare. Aggiungiamo poi successivamente i capperi sotto sale o anche in salamoia, vanno benissimo, delle olive nere denocciolate, delle olive taggiasche che a me piacciono veramente veramente tanto, dei pinoli e andiamo poi ad iniziare a fare cuocere la nostra scarola per circa 12-15 minuti. Aggiungiamo poi anche del peperoncino fresco o anche in polvere. Avete notato che io non ho né salato né pepato la scarola, uno perché appunto si trovano già acciughe e capperi che danno la loro sapidità e secondo perché ho aggiunto poi il peperoncino. Una volta che la scarola sta quasi ultimando la sua cottura, andiamo a togliere lo spicchio d'aglio per non rischiare poi di trovarcelo all'interno del condimento. Eccola qui, la scarola viene messa in un bowl a parte e prendiamo a questo punto i nostri panetti che hanno raddoppiato il loro volume. Prendiamo una teglia da forno, la ungiamo con dell'olio extravergine di oliva, ungiamo bene la teglia affinché poi la pizza non vada ad attaccarsi, formiamo le due nostre dischi di pasta che andranno appunto il primo a foderare la teglia che in cui verrà messa poi la nostra scarola super buona. Distribuiamola bene all'interno della teglia, dopodiché con il secondo disco di pasta andiamo a chiudere sopra. Facciamo un risvolto con la pasta abbondante, lasciata abbondante nella parte sottostante, spennelliamo con del rosso d'uovo e mettiamo a cuocere in forno. 200 gradi per i primi 10 minuti, poi a 180 ed ecco, questo è il meraviglioso risultato. Una pizza con la scarola fragrante, gustosa, profumata, davvero davvero buona. E che dire, provate a fare questo piatto perché i vostri ospiti ne rimarranno estasiati. Ci sentiamo alla prossima ricetta. Ciao!